Quinto progetto in gara, Il Sarena Sciacca, Gesture Assist 2030, Gullino Michele. Tutti, sono Michele Pulino, sono lieto di presentarvi il progetto Gesture Assist 2030, coordinato dal mio tutor Giuseppe Arcuri, professor Giuseppe Arcuri. Allora, il progetto rappresenta un prototipo di sedia motorizzata per disabili gestita tramite gesture o dei semplici movimenti programmati. Il progetto ha come obiettivo favorire l'inclusione appunto dei soggetti disabili e la mobilità. Il progetto racchiude i tre principali obiettivi dell'Agenda 2030: il numero 3 di salute e benessere, il numero 9 per quanto riguarda le infrastrutture e il numero 10 per ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi. Il progetto nasce da un kit robotico della MakeBlock, dove è stato riutilizzato comunque il telaio, i motori, il portabatterie e i vari supporti per l'elettronica. L'elettronica di comando è stata abolita completamente per dare spazio ad un ESP32, la classica scheda di sviluppo a 30 pin. E successivamente è stato anche implementato un driver L298N per il controllo dei motori tramite segnale PWM e quattro segnali digitali forniti dai pin di ESP. E poi troviamo anche sotto la pedana dei sensori di infrarossi per la rilevazione di eventuali scalini oppure buche. E poi abbiamo anche nella parte posteriore due sensori tuttasuoni per rilevare degli ostacoli quando si fa ad esempio la marcia indietro.
Poi abbiamo anche la board trasmettitrice che è stata progettata interamente partendo dal. Aspetta partendo già dal circuito stampato che comprende un SP32C3 Super Mini, che è il modello attualmente più piccolo in commercio, ed un sensore giroscopico accelerometro MPU6050 che comunica tramite protocollo I2C. Con il microcontrollore. Il microcontrollore va a filtrare questi dati attraverso il filtro di Kalman, il filtro stesso di Kalman, che va a stabilizzare e migliorare le letture, garantendo precisione ed affidabilità. Il filtro di Kalman, tra l'altro, è stato anche usato per l'allunaggio nell'Apollo 11. Poi sulla board troviamo anche un LED di segnalazione che ci segnala la avvenuta connessione con il server sulla sedia motorizzata e un pulsante di connessione e disconnessione sempre con il server. Inoltre è stata anche sviluppata un'ulteriore scheda per il controllo tramite i movimenti della testa, quindi un tetraplegico che non possiede l'utilizzo delle mani, ad esempio, può controllare benissimo la sedia con la testa. Al posto del LED è stato inserito un cicalino per la segnalazione delle connessioni e disconnessioni. Adesso, poi per il protocollo di comunicazione si utilizza il Wi-Fi, quindi il protocollo IP, e il WebSocket che ci garantisce comunque velocità nelle trasmissioni e delle corrette ricezioni. Adesso passiamo alla dimostrazione. Alimentando subito il circuito sul guanto, lui si collega direttamente, in questo caso l'ho scollegato per evitare movimenti della sedia involontari. Adesso premo il pulsante sulla scheda per riconnetterlo, attendo i 2-3 secondi necessari. Ecco, adesso si è connesso e si è acceso il LED, come si può vedere. Se io vado a fare il movimento in avanti con la mano, la sedia inizierà a proseguire verso avanti. Se riposiziono la mano in maniera orizzontale, la sedia si fermerà, viceversa andrà indietro. Poi sono state programmate tre velocità, la prima lenta, seconda e terza ancora più veloce. Poi abbiamo due modalità di sterzo, una più lenta per fare delle piccole sterzate e poi una che dove è possibile girare su 360, è possibile girare su se stesso. Poi abbiamo anche il controllo tramite il caschetto che adesso vado a prendere. Ecco, avete sentito il beep? Adesso si è collegato al server. Se io vado a fare comunque gli stessi movimenti, la sedia si va comunque a muovere. In avanti, seconda velocità, e poi posso anche proseguire avanti girando contemporaneamente. Come potete vedere. Oltre a ciò, è stato sviluppato anche un sistema di controllo tramite web app dal cellulare per consentire ad esempio ai caregiver di spostare la sedia quando ad esempio il disabile non è sopra la carrozzina, in quanto se per una futura applicazione reale la sedia avrà un ingente peso comunque. Adesso tramite il cellulare vado a collegare alla rete fornita dall'SP32. Come si può ben vedere, c'è la rete chiamata appunto Gesture Assist 2030
Vado a connettere. Ok, si è collegato. E adesso vado ad aprire l'interfaccia appositamente programmata su Java, JavaScript, HTML e CSS per quanto riguarda i font e quant'altro. Un attimo. È rimasto collegato il caschetto, scusate. Ok, adesso lo vado a scollegare. Ok. Ecco. Come potete vedere c'è stato programmato un joystick sul cellulare. La pagina comunque è accessibile da qualsiasi dispositivo mobile, anche da PC, per poter comunque gestire la sedia in maniera molto molto semplice. L'interfaccia è completamente molto intuitiva, come una macchinina telecomandata. Poi abbiamo dei due sensori posteriori che la vanno a fare fermare. Ecco, come potete vedere, continuo ad andare indietro, ma non. E poi c'è anche il sensore infrarossi che rileva un eventuale scalino. Vado a mettere qui sul tavolo. E lei si è fermata. Come si può vedere, io continuo ad andare avanti e lei si è fermata automaticamente. Bene, questo è il funzionamento del mio progetto. Spero vi sia piaciuto. Voglio fare. Voglio fare anche dei ringraziamenti, se possibile. Vorrei ringraziare la preside dell'Istituto Don Michele Arena, la professoressa Lucrezia Modica per aver, diciamo, corretto eventuali errori nelle relazioni e quant'altro, e la professoressa Maria Antonietta Colletti per aver curato il logo della carrozzina, della sedia motorizzata, scusate. Progetto interessante e presentato bene. Complimenti anche a Grazie lei. mille, c'è stata anche un po' di emozione, però. No, ha presentato bene. Bravo, bravo, bravo. Eh sì, anche. Vorrei qualche dettaglio in più sul meccanismo di sterzatura. Cioè noi attraverso la IMU, accelerometria e giroscopia, diamo delle indicazioni, no? Suppongo, diamo delle indicazioni, Sì. Sì. una sorta di riferimento al controllore. A quel punto poi devo fare la sterzatura e se mi può spiegare un po' meglio come avviene la sterzatura. Allora, innanzitutto per rilevare comunque i dati nello spazio sono stati utilizzati gli angoli di rollio e di beccheggio, calcolati sempre, stabilizzati sempre con il filtro di Kalman, e poi si sono state fatte delle verifiche attraverso una macchina STATI che va a verificare i dati ricevuti. Quindi se ad esempio rileva la posizione in avanti, l'angolo positivo, lei andrà avanti, l'angolo negativo andrà indietro e l'angolo di rollio, ad esempio a destra, quindi sarà sempre positivo, va a destra e viceversa sarà negativo, va a sinistra. Le ruote sono due modalità di sterzo, una dove una ruota rimane ferma e ruota una sola c'è una sola ruota motrice, mentre un'altra modalità ruotano entrambe due le ruote consentendo di fare anche un 360, girare su se stesso. L'app l'avete realizzata voi oppure avete utilizzato sul L'app è cellulare? stata programmata sì, in HTML, il joystick comunque è stato trovato in rete, il file JavaScript. Comunque abbiamo tentato di riprodurre il sistema di controllo su scala reale, infatti ci siamo messi in contatto con i Leoni Sicani, che è un'associazione sportiva di giocatori di hockey in carrozzina, sono
Solo che diciamo, abbiamo riscontrato dei problemi, infatti, perché comunque queste carrozzine hanno un elevato costo che si gira attorno ai 15.000 euro, quindi metterci mano su era un po' rischioso, diciamo. Ciao, complimenti per la presentazione e Grazie. per il progetto, molto interessante. Poi, in merito alla sterzata, ti consiglio di guardare il modello Ackermann, se approfondisci. Ok, E grazie. ti volevo chiedere, in merito al filtro di Kalman, come l'avete diciamo, calibrato, come l'avete, cosa è usato, diciamo, Allora, per il come è filtro implementato? di Kalman ho utilizzato una libreria apposita. Il filtro stesso di Kalman, sì, ho trovato una libreria in rete, Ok, poi per la fase di calibrazione, diciamo, hai trovato già parametri preconfigurati, sì. La immagino. calibrazione, lui all'avvio direttamente si predispone in questa posizione. Quindi lui si riferisce sempre alla posizione orizzontale e la fa tutto in automatico comunque, la libreria. Ok, quindi il filtro usato, dicevi, lì, poi? Il filtro è utilizzato su tutti i microcontrollori, questi di qua, ESP32 Ok, mini, quindi sulle board trasmettitrici. per l'IMU. Sì, per l'IMU, per comunque il controllo in generale. E poi comunque è stato anche, come dire, e i dati vengono trasmessi in formato JSON, quindi sotto forma di stringa. Vengono codificati in JSON e poi inviati al server sotto forma di stringa. Ok, grazie. Grazie a voi.